negli ultimi anni, ogni volta che mi veniva chiesto di partecipare a dei concorsi, a me era venuto abbastanza naturale pensare che queste grosse somme di denaro potessero servire a qualcosa di più, come dire, meramente utile. E la mia idea è sempre stata quella: ok, consideriamo questi soldi non per produrre un altro inutile catafalco artistico, ma utilizziamoli bene, facciamoli diventare davvero la fonte ispiratrice di un lavoro. Il mio progetto era vincitore del concorso Maxi 2% e consisteva nel dedicare il 92% del totale del premio, che erano 700.000 euro, alla costruzione di un centro pediatrico di emergency in Sudan, esattamente a Port Sudan, nello stato del Red Sea. E il mio lavoro è una successione di reportage che io compio andando lì e documentando l'inizio dei lavori di costruzione del centro pediatrico e l'inizio della sua attività. La videoproiezione è visibile dopo il tramonto. Quello che è visibile adesso è un primo reportage che io ho realizzato all'inizio di maggio sull'area dove verrà costruito il centro pediatrico e sulle persone che vi abitano attorno. Si attiva quando il museo si spegne e in realtà è rivolto per il pubblico occasionale, per la gente che transita tra via Masaccio e via Reni. A settembre incominceranno davvero fattivamente i lavori di costruzione dell'ospedale. Dovrebbero completarsi dopo 10 mesi. È un lavoro che io considero in progress, che mi impegnerà da qui a 5 anni. Vorrò aggiornarlo continuamente, integrandolo, arricchendolo, possibilmente includendo anche altre persone nel processo di documentazione.